In crescita per il turismo in Emilia-Romagna nel primo anno post-pandemia. A livello regionale l'incremento medio del 2021 rispetto al 2020 riportato nel rapporto diffuso dalla regione Emilia-Romagna è stato del 40,7% e tra le province a guidare la classifica è stata proprio Modena con più 48,8%. All'interno di essa a beneficiare maggiormente della ripresa è stato il comune capoluogo con 62,1%, seguito da Campo Gagliano e Maranello. Un dato quest'ultimo che conferma l'importanza dei due settori trainanti dell'economia regionale e nazionale, ovvero food e l'automotive. Ed è proprio nei territori di riferimento di questi che si sono concentrati maggiormente i flussi, confermando come essi rappresentino non solo un asset strategico a livello produttivo, ma altresì nell'ambito dell'attrattività turistica. Ed è stato dedicato proprio alle sinergie e ai punti di forza della Food e Motor Valley il convegno che si è tenuto alla Camera di Commercio di Modena dal titolo Emilia Romagna e Turismo, sinergie e punti di forza fra Motor e Food Valley, organizzato da Piacere Modena in collaborazione con l'assessorato all'agricoltura e l'agroalimentare, caccia e pesca della regione, il patrocinio della Camera di Commercio e del Comune di Modena, il tutto nell'ambito della quarta edizione del Motor Valley Fest. Sentiamo alcuni dei protagonisti. Binomio Vincente, motori ed enogastronomia, sono realtà che ci portano milioni di visitatori, perché anche e soprattutto il turismo di oggi è legato alle nostre passioni, passione per le auto e la voglia di degustare prodotti assolutamente unici. Abbiamo 44 prodotti da OPGP, non c'è nessuna regione che abbia un numero così alto di prodotti. Siamo primi in Italia e naturalmente primi in Europa. Abbiamo toccato i vertici delle presenze del 2019 e stiamo lavorando per tornare a questi numeri. L'anno è partito molto bene, complice anche la buona stagione, ma soprattutto perché i nostri operatori si sono fatti trovare pronti. Emilia Romagna è terra di eccellenze, lo vediamo in questi giorni qui a Modena. Siamo la terra della Motor Valley, siamo la terra della Food Valley, siamo la terra della Wellness Valley e qualche anno fa come regione abbiamo proprio avviato una progettualità rispetto a questi ambiti che sono capaci di attirare in Emilia Romagna davvero tante persone dal resto d'Italia e anche dal resto del mondo. Abbiamo bisogno di valorizzare insieme tutti questi aspetti per presentarci in modo unito, perché il biglietto da visita di un territorio deve essere completo, soprattutto un territorio ricco come il nostro di macchine straordinarie, ricco di attività sportive che si possono svolgere e ricco di cibo di grandissima qualità. Emilia Romagna è la terra che ha più prodotti DOP e IGP a livello europeo, ben 44. Prodotti conosciuti, amati e apprezzati in tutto il mondo, un valore economico che supera i 3 miliardi di euro, un grande patrimonio anche sociale, ambientale e culturale che vogliamo tutelare, continuare a produrre e soprattutto promuovere sempre di più in Italia e all'estero. Il ruolo di Piacere Modena è stato quello di rappresentare tutte le eccellenze enogastronomiche dell'agroalimentare modenese in un progetto unico, per cui ci muoviamo tutti insieme, quindi sia nelle fiere in Italia che all'estero, ma soprattutto nelle promozioni istituzionali. Noi siamo insieme, abbiamo questo logo Piacere Modena, che ovviamente è anche simpatico perché è un bicchiere intrecciato da un cucchiaio e una forchetta, che però ha i tre tipi di lavoro che noi dobbiamo fare: promuovere il territorio, favorire il turismo e la ristorazione, che ovviamente, avendo il consorzio Modena Tavolo con 32 ristoratori, ovviamente con all'apice il nostro campione del mondo Massimo Bottura, aiuta ovviamente a far sì che la ristorazione modenese sia molto appetibile.